All'Ascio continua a proporsi come meta turistica della Liguria di Ponente. Nuove iniziative, nuove manifestazioni, oltre a quelle che invece hanno già tirato successo negli anni passati e che continuano, tipo un mare di champagne, arrivata alla terza edizione, 115 quest'anno le etichette presenti. Sì, sono 115 etichette, quindi aumenta sempre di più la famiglia Mare di Champagne. E abbiamo notato che molte maison che hanno già partecipato a tutte e tre le edizioni hanno, come dire, la tendenza a voler presentare la gamma completa dei loro prodotti, quindi riteniamo che questo sia un fatto migliorativo per l'evento stesso. E ci sono tutti gli anni le maison che ci accompagnano da sempre e tanti nuovi ingressi, quindi anche questo ci fa piacere perché vuol dire poi proporre una panoramica a 360 gradi a tutti coloro, a tutti gli operatori del settore e agli appassionati che vengono a visitare l'evento, quindi è sempre uguale ma si rinnova ogni anno, direi. Barbara Porzio è portavoce del consorzio Macramè, 8 produttori, 8 ristoratori, 8 imprenditori locali che hanno creduto e che vogliono rilanciare l'Ascio. Esattamente, anche la famiglia Macramè si allarga, per cui quest'anno ci sono 2 nuovi ingressi che sono un ristorante e un albergo, la Villa della Pergola, più gli storici, diciamo, e l'idea è proprio quella di inventare, di ideare delle iniziative che facciano bene soprattutto al territorio. Come i 2 seminari di oggi pomeriggio. I seminari sono un altro upgrade della manifestazione di quest'anno, sono tutti e 2 veramente speciali. Il primo si intitola L'altro Dome della Champagne e credo che incuriosirà tutti, ma ne parlerete magari con la relatrice, la signora Livia Riva. È un piccolo produttore che vinifica Pinot Meunier prevalentemente, e dall'altra parte invece abbiamo un colosso che è la Krug. E il seminario si intitola Viaggio nell'universo Krug. Con Livia Riva, un altro tema e un altro seminario qua sullo Champagne, in particolare un altro dom. Un altro dom, Dom Codron, perché si conoscono i dom più famosi che sono Dom Perignon, Dom Ruinard e c'è anche Dom Codron che fa solo ed esclusivamente Pinot Meunier. In che zona? Siamo a Passy-Grigny, siamo nell'estremo ovest della Vallée de la Marne, quindi una delle 4 regioni della Champagne. Quanto se ne produce? Se ne producono non molte bottiglie, circa 200.000 bottiglie. Ci sono 60 conferitori, quindi 60 vigneroni che danno le uve a questa cooperativa, perché Dom Codron è una cooperativa, che sta cercando di fare sempre meglio.